Ciao a tutti! Eccoci qua, nuova puntata, anche questa un pochino particolare, un altro genere musicale, andremo a toccare un genere che comunque deriva dal punk. La persona in questione è nata a fine anni 50, perciò vi ricordate? Ho trovato questa scatola, vi ricordate quei biscotti qua? I biscotti Lazzaroni, 1958, la scatola di biscotti, era giusto per entrare proprio in quel periodo, il periodo di nascita. Allora, diciamo chi è, vediamo se vi dice qualcosa il nome. Tony James, non vi dice nulla. Allora, vi dico subito una cosa, parliamo dell'Inghilterra. E ha iniziato la carriera proprio musicale nei London SS insieme a Brian James, che successivamente andrà nei Damned, e anche a chi? Attenzione, a Mick Jones e Terry Kims, che faranno parte successivamente poi dei Clash. Ecco perché allora stiamo toccando tutto quello che era un po' punk. Però, abbandonati i London SS, ha formato i Chelsea. Ha formato i Chelsea, e chi c'era nei Chelsea con lui? C'era Billy Idol, che suonava la chitarra. A un certo punto hanno deciso loro due di andare a formare i Generation X, che è stato un gruppo punk rock, sempre inglese, che si è formato nel 76, c'era appunto proprio Billy Idol e questo Tony James, ma noi ci concentriamo proprio su Tony James, perché a un certo punto lascia i Generation X, e la cosa un pochino particolare è che il suo obiettivo era quello di mettere in piedi il gruppo dei suoi sogni, proprio in assoluto. Voleva un gruppo che avesse il sound dei Suicide, che era un altro gruppo ancora, ma anche quello dei T-Rex, che era sempre un altro gruppo, e voleva degli elementi un po' dub reggae anche da inserire. Perciò era un misto, però soprattutto voleva una cosa, voleva due batteristi che aveva sentito suonare nei Pink Fairies, e aveva visto che c'erano due batteristi, aveva questa scimmia proprio di avere due batteristi. Col senno di poi fu un'idea completamente folle, perché lui pensò di riuscire a trovare le persone giuste per costruire questo gruppo semplicemente incontrandole in giro per strada. Cioè, una cosa veramente, veramente folle, direi abbastanza particolare. Comunque, iniziò a cercare gente e per primo incontrò Neil X, che fece parte di questo gruppo, e gli piaceva tantissimo suonare e si ispirava un po' a Johnny Thunders. E poi capiremo anche chi è Johnny Thunders, perché poi ha a che fare anche con quello che è stata puntata di Morrissey. Era di bell'aspetto, biondo, perciò sembrava proprio una rockstar. Ok, va bene. E loro due si misero a cercare il cantante e lo trovarono. Martin Degville lo trovarono in un negozio dove lavorava, e aveva un aspetto, secondo loro, meraviglioso. E gli colpì immediatamente. Perciò, allora, la più grossa difficoltà però fu di avere un cantante che non era mai stato in una band prima di quel momento, ma soprattutto due batteristi che non avevano mai suonato la batteria. Cioè, e qua si sta formando e si sta creando un attimino il gruppo. Dovevano creare qualcosa che non esisteva. Perciò i punti di partenza erano la musica in assoluto, perciò alla fine era la cosa principale, ma soprattutto questi due batteristi.
che erano una bella idea. Bisognava farli suonare poi, alla fine. Ma allora decise, siccome era un fanatico dei film, fece vedere un po' a tutto il gruppo Mad Max, Arancia Meccanica, 1997, Fuga da New York, e il gruppo in pratica si coagulò, e prese forma proprio guardando tutti insieme questi film. Perciò era anche qualcosa che andava al di là della musica e diventava qualcosa di visivo. Quando hanno iniziato, Mick Jones dei Clash gli regalò proprio a Jones un synth, un Pro 1, che per puro caso, cosa succede? Si accorgono che se collegavano la drum machine dava il ritmo al synth e formava quel suono sincopato che dava il suono pazzesco e riconoscibilissimo ai 6-6 Sputnik. Eh sì, sono i 6-6 Sputnik. Perciò, allora, 6-6 Sputnik, vi faccio sentire una cosa. Adesso vi faccio sentire questo, che è un brano che si chiama Frankenstein Cha-Cha-Cha, per farvi capire un attimino. Questi sono i 6-6 Sputnik. Che dire, cioè, pazzesco! Questo tipo di suono è stato un po' un felice incidente. Perciò hanno trovato il modo di avere questo suono particolare. E hanno inciso i primi demo in un salotto a casa di Magenta Devine, che era la ragazza di Tony proprio all'epoca, e vivevano insieme in una casa dove in passato aveva abitato Sid Vicious, e lui voleva a tutti i costi stare in questa casa perché diceva che sentiva le sonorità rock, punk, le trasgressioni proprio di notte. Perciò questa cosa anche abbastanza particolare, e registrarono proprio i demo con quel setup proprio elettronico che avevano sperimentato. Ma attenzione, volevano fare un suono, siccome erano dei fan di Giorgio Moroder, e qua torna sempre il nostro Giorgio Moroder, molto simili a quelli che erano i suoi pezzi, I Feel Love, le sue costruzioni proprio musicali. E allora, siccome loro poi suonavano anche dal vivo senza mai avere le basi preregistrate, cioè era tutto proprio live, vogliono fare una cosa, decisero di fare allora prima di tutto il primo concerto a Parigi, proprio con Johnny Thunders. E Johnny era un grande fan proprio dei 6-6 Spoonie, perché gli piaceva l'idea che stavano tentando di creare qualcosa che era molto simile a quello che avevano fatto molti anni prima i New York Dolls. Sì, perché Johnny Thunder è proprio quello dei New York Dolls, il gruppo preferito proprio da Morrissey. E allora per Tony la band era anche un progetto completamente visivo. Allora a un certo punto decisero di dire: la scelta perfetta come produttore può essere Giorgio Moroder. Allora chiesero alla EMI di fissare un appuntamento con Giorgio Moroder. Andarono nel suo studio, gli presentarono i demo, ma a un certo punto Giorgio Moroder disse, la prima cosa proprio che disse, ok ragazzi, siete fortissimi, perché stavano facendo un suono che non somigliava a nulla che avesse già sentito Moroder.
e gli ha detto: avete bisogno di un pezzo lento. Ma cioè, i Six Spunnick non volevano fare un pezzo lento, però crearono Atari Baby. È nato in studio proprio con Giorgio Moroder, la base di Moroder, e hanno scritto il pezzo proprio con Moroder. E il suono degli Sputnik metteva praticamente, aveva il fascino del cinema e della TV, e decisero di far cosa? Di mettere della pubblicità tra i brani. E fu una trovata pazzesca. Però, cioè, dovevano avere una spinta a livello pubblicitario che venne, ma non da tutti. Perciò crearono delle finte pubblicità, perché il problema era che il gruppo era percepito come una band che ispirava violenza. Ma poi alla fine la violenza negli Sputnik era una cosa da cartoon, non reale, frutto di una finzione filmica, diciamo. Al che uno dei loro più grandi fan, che ha rifatto proprio un brano, che è Love Missile F1, era David Bowie, che li adorava proprio come sonorità. La canzone che abbiamo sentito dice: lei è la mia sensazione di silicone, lei è la mia trasformazione segreta, la mia creazione sessuale costruita per dire il grido Frankenstein, Frankenstein, attenti all'imitazione. Beh, allora oggi ho deciso anche di farvi ascoltare questo brano che è po conosciuto pochissimo proprio degli Spoonie. Ci sono dei brani più famosi. È un brano particolare che hanno fatto in un momento particolare della loro carriera. Abbiamo parlato proprio di questa produzione fatta anche in concomitanza con Giorgio Moroder. Qua ci sono tre produttori pazzeschi, Stock, Hi-Tek e Waterman, di questo brano. Che dire, Six Spunnick, Lele di B-Funk, o anche un giochino proprio degli anni 80, è un po'. Vabbè, adesso gioco, vediamo.